c'è anche bisogno di parlare, di passare, secondo me, dalla parola urlata per essere sì di protesta, di indignazione, però essere anche di proposta. Mi piace questa dicotomia, questo manicheismo, no? Di passare come nel giorno e nella notte a un opposto. E l'opposto potrebbe partire dalle parole di un bambino molto più adulto di quello che si pensi. Prego la regia di mandare in onda questo bellissimo pezzo di video. D'amore si vive. Senti un po', Frank, i tuoi amici dicono che ti sei fidanzato. Non ho avuto proprio un rapporto sessuale. E cos'hai avuto? Da toccarci e baciarsi. Cioè? No, quella mia amica lì, no, era venuta qui a casa mia. Mentre giocavamo gli spiegavo che cos'è il rapporto sessuale, no? Capito? Cioè che provi piacere, che provi bene, che provi l'amore, che provi tutte provi, insomma, cioè pensi delle cose fuori dal normale quando fai l'amore, no? Giusto? Allora lei ha detto se provavamo, giusto? Allora io ho accettato e siamo andati dietro la collina e dopo finita la registrazione te lo farò vedere, vuoi vederlo? Allora abbiamo cominciato a baciarsi, no? Baciarsi, abbiamo cominciato a toccarci. E provavamo del bene. Dopo abbiamo finito e io gli ho chiesto se era stato bello. E lei mi aveva detto che non aveva mai provato una cosa simile, no? Giusto? Giusto? Allora gli ho detto che sono molto felice. Lei anche lei, dopo siamo andati lì e abbiamo giocato continuamente. Però eravamo più felici, cioè eravamo più contenti, giocavamo più bene. Ma perché i bambini non si possono baciare e toccare quanto vogliono? Ma non lo so, forse perché provano timore, oppure non vogliono i genitori. Oppure perché non possono capire i genitori il bene di una bambina o di un bambino. Prova a spiegare, hanno bisogno i bambini e le bambine. Eh sì. Allora prova a spiegare questo bisogno. Allora. Grandi si ammazza. Thank you.
Questa è la bella vita. Eh? Questa è la bella vita. Sì, per me sì. Anche oh, per me. Non so per gli altri. Perché secondo te i bambini vengono trattati in un modo così strano dagli adulti? Come se fossero scemi? Perché i bambini, gli adulti, credo che i bambini non siano buoni da far niente. Invece? Invece magari, se vogliono, i bambini sono superiori dei grandi. Perché hanno un modo diverso da pensare. Immagino le cose più belle, più pure, no? Invece i grandi con malizia lì, come te. Sono contento di aver fatto vedere questo piccolo video, perché sono immensamente orgoglioso di avere qui un uomo che vive nella clandestinità, perché lui dice così, non credo non sia mai andato sul palco, ed è l'autore di questo film bellissimo, ed è Silvano Agosti. Silvano, è un piacere averti qui, grazie mille, grazie. Mi dispiace che è stato tolto da questo pezzettino un importantissimo discorso che Frank faceva sulla scuola. Però lo trovate in YouTube, tanto se andate a cercare. Per quanto mi riguarda, io sono molto spaesato a trovarmi qui, perché in genere vivo in contatto quotidiano con 7 miliardi di persone che sarebbero la mia famiglia d'umanità. E qui mi trovo di fronte improvvisamente. Però io, su consiglio della mia famiglia, cioè di questi 7 miliardi di persone, che vado poi incontrando ogni giorno, fisicamente, ogni persona che io incontro, io non dimentico che fino a 3 anni di età era il massimo capolavoro che la natura ha concepito in 5 miliardi di anni. Ognuno di voi, ognuno di noi, fino a 3 anni di età era il massimo capolavoro. Non c'è niente in tutto l'universo conosciuto che batta l'essere umano. Purtroppo, coloro che con estrema rapacità hanno preso il potere hanno sempre demolito l'essere umano, chiudendolo in un ruolo, chiudendolo poi in 5 gabbie spietate. Ve le posso elencare? La prima è il mammismo, dove la donna, disperata perché in cambio di un uomo deve perdere tutti gli amori che avrebbe potuto avere in tutta la vita, fa il figlio, dice ma lo faccio io il mio uomo ideale, e divora il figlio. Prima il mammismo. Poi c'è la scuola, dall'asilo nido fino alla scuola, dove i bambini, pensate, di 7 anni, che hanno voglia solo di correre, di giocare, di toccarsi, come dice Fred, devono stare seduti lì come dei vecchietti per 5 ore al giorno. Pensate che assurdo. L'altra gabbia feroce, spietata, che vi costringono persino a desiderare di averla, si chiama lavoro. Il lavoro è una cosa assurda. Labor vuol dire fatica. Nei testi sacri il lavoro viene dato come condanna. Da adesso in poi guadagnerai col sudore della fronte. Ma in realtà oggi sta accadendo qualcosa di straordinario. Però ve lo dico alla fine delle cinque gabbie. L'altra gabbia terribile è la convivenza. Quando un uomo e una donna sono costretti a vivere nella stessa casa, è una delle cose più feroci che si possano determinare. Io lo so, mi prendo la responsabilità di dirvi queste cose, però ho, diciamo così, fondato insieme ai 7 miliardi di persone una nuova repubblica che si chiama Repubblica di Kirghizia, dove, pensate, le cose sono molto semplici, nessuno lavora più di 3 ore al giorno. A 18 anni vi regalano la casa, i bambini giocano fino a 18 anni perché il gioco è la cultura più antica, e se uno cresce giocando ha dentro di sé la sapienza, non per quei 4 stracci di conoscenza che dà la scuola, ma la sapienza.
poi i politici cosa fanno? Fanno del volontariato, non prendono soldi. No, non prendono soldi, così non possono rubare il nulla. Allora, io adesso vi volevo parlare per un attimo, magari appunto non applaudite neanche se io vi strappo l'applauso. Io mi sono chiesto, quando parlava Piero Ricca, se, come facevano i sordomuti a accorgersi che lui gridava. Io voglio fare un dialogo, un attimo d'amore con voi. E come? Cosa? Su che cosa? Dunque, la scuola è una vera tragedia. Una vera tragedia, prima di tutto, ma non si può liquidare un tema così importante. Guardate. Sentiamo. Io vorrei invitarvi, perché questo discorso è veramente molto bello, a leggere Lettere dalla Kirghizia, perché capisce il concetto. No. Posso? No? Non sei d'accordo? No, non sono d'accordo di parlare di fatti così personali. Io voglio solo dire, con il massimo rispetto per tutti coloro che insegnano a scuola, del resto anch'io sono maestro di scuola all'origine, e mi ha fatto così orrore l'insegnamento che ho deciso... semplicemente, ma sapete perché ve lo dico? Perché uno che è stato a scuola non sa nulla. Volete sapere che io da 30 anni chiedo a migliaia di persone, come? Stare dentro e migliorare è esattamente quello che con genialità notevole questo movimento ha evitato. E questo movimento, se ho ben capito, rifiuta di stare dentro nella politica tradizionale. Come? Non ho capito. Bene, io... Comunque... Tanto si fa fatica, se fate le domande da lì qua sopra, vi assicuro che tra il vento, che siamo lontani, non si capisce praticamente nulla. No, guardate, io volevo avviare un dialogo d'amore e desidero... finire su un dialogo d'amore. Vi volevo solo dire questo. Poi, guarda, quelli che vogliono approfondire sulla scuola, magari sì. Allora, io ho molto rispetto dell'esperienza personale, sì. Ma non dobbiamo fare confusione dall'esperienza personale a una teoria. Tu sei in una piazza e stai dicendo alcune cose tue personali come una teoria. Allora, dice che io sto dicendo cose personali come se fossero una teoria sulla scuola. Io dico semplicemente questo. Io ho scritto un saggio sulla scuola che si chiama Il genocidio invisibile. Tutti quelli che lavorano nella scuola e che lo hanno letto mi hanno detto che va bene. Guarda un po'. Perché genocidio? Perché produce i ruoli. Ragazzi, non dimenticate che l'essere umano è un capolavoro assoluto. Io vi dico questo perché. Perché vi ho presentato Frank? Perché Frank dice le cose che dice? Perché lui non è mai andato a scuola. Pericolose. Casomai ci puoi consigliare di leggere il suo testo, ma non mi dire che è uno straccio di insegnamento la scuola. No, diciamo, io credo che sia la scuola che la politica esercitata in questo paese negli ultimi 100 anni siano delle catastrofi micidiali. Adesso sai cosa faccio? Poi dopo ti invito, dopo, e vi parlate così, vi fate delle domande, perché tanto se no laggiù in fondo non sento. Su questo, ma il mio dialogo d'amore era su queste due informazioni, se mi permettete ve le do. Una è che mi piacerebbe che ognuno di voi da oggi non avesse sotto i piedi pochi metri quadri di terra, o una regione, o un paese, o un continente, ma avesse sotto i piedi un pianeta, che è il pianeta Terra. Questo pianeta che nessuno che è andato a scuola sa a che velocità va intorno al Sole. Alzi la mano chi lo sa, di tutti voi. Non c'è nessuno che lo sa. Capite che voi siete qui quasi, non so, 2000, e non lo sa nessuno, e sono andati tutti a scuola. Ma sapete perché non lo sapete? Perché se voi sapeste davvero
non solo il miracolo del cosmo, della terra, ma il miracolo del vostro corpo, che è un insieme di infiniti universi. Andreste in giro a testa alta anche se non avete lavoro, anche se dovete cercare da mangiare, andreste in giro con la dignità del capolavoro umano, capito? Adesso ve lo dico anche a voi maestre, così lo saprete anche voi. La terra, pensate, è un veicolo che in questo momento, ormai da milioni di anni, va alla velocità di 104.000 km l'ora, una velocità pazzesca, e su se stesso 2.400, eppure è tutto perfettamente armonico, tutto. Guardate che sapere che siete su un veicolo che va a 104.000 km all'ora è un'emozione straordinaria, se ve ne rendete conto. E la stessa cosa capita negli oggetti, nei palazzi, dove ci sono miliardi di mondi che circolano, delle cose stupefacenti. Per cui vi invito in questo messaggio d'amore a entrare nello spettacolo della realtà, che è straordinario. Pensate che nelle vostre facce, in ognuna delle vostre facce, si può leggere un'infinita storia che risale ai primordi assoluti dell'umanità. Voi contenete tutte le informazioni di tutta la storia della vita. Ecco, questo è il messaggio che vi voglio dire. Fermi. Allora, il secondo messaggio, che è molto più pratico, è questo: che negli anni '80, neanche 30 anni fa, tutti i giornali del mondo titolavano: nel 2000, massimo 2010, l'automazione avrà liberato per sempre l'umanità dal lavoro. Alt, è successo, sta succedendo, ma sono terrorizzati a dirvelo. Perché voi gli direste: va bene, allora con gli enormi profitti che fate con tutti i grandi agglomerati industriali, tutti completamente automatizzati, ragazzi, guardate in internet Pomigliano, la fabbrica che fabbrica 200.000 macchine l'anno, ci sono solo due signori vestiti di bianco che muovono qualche bottone ed è tutto deserto, un'enorme fabbrica, non ci sono più gli operai. Non solo, ma non essendoci più gli operai nella grande fabbrica, perché costruisce tutto da solo il computer con le macchine, tutte le piccole e medie industrie che costruivano i pezzi vari dell'automobile sono tutte crollate. Quindi non è vero che non c'è lavoro, non c'è più bisogno di lavorare. E allora, perché ve lo dico? Perché basterebbe oggi, per risolvere il problema dell'occupazione, fare quello che si fa in quel paese che ho descritto io, cioè lavorare tutti 2 ore, massimo 3 ore al giorno. E allora c'è lavoro per tutti. Quando vi diranno: ma dove prendiamo i soldi? Quando vi diranno: dove prendiamo i soldi? Ditegli che uno strano tipo che avete sentito parlare, che non parla mai in pubblico, vi ha informato che per regalare una casa e 2 pranzi in qualsiasi ristorante al giorno a ognuno dei 7 miliardi di esseri umani basta il 3% delle spese militari. Il 3%! Non dimenticatelo mai! E ricordatevi che quando voi avete a 18 anni ricevete una casa, cioè ricevete la dignità della solitudine, perché la solitudine, i vostri avi romani dicevano: solitudo, sola beatitudo. La solitudine, cos'è la solitudine? È lo stare davvero insieme, caricarsi nella propria casa per andare a incontrare gli altri. Ah, nel paese che io ho descritto c'è anche questo fatto che quando uno, chiunque desidera fare l'amore, si mette un fiorellino azzurro qua e va in giro, perché tutti lo devono sapere. Tu. Ragazzi, datemi retta, leggetelo, lettere dalla Kirghizia, poi trarrete le vostre conclusioni. Comunque, dai, andiamo in conclusione, Silvano. L'ultima cosa che voglio dire io a Beppe e anche a Piero e anche a tutti quelli che con grande passione si occupano di questo stupendo evento che è il movimento. Pensate che quando
il movimento è la caratteristica fondamentale della vita. Quando uno è per terra dopo un incidente che tutti dicono che è morto, qualcuno dice no, 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 è vivo, si muove. Capito? È vivo, si muove. Allora, il movimento, però, il movimento, secondo me, spezzo una lancia, anche questa impopolare come quella della scuola, a favore dell'avversario. L'avversario è giusto attaccarlo, ma non è giusto infierire quando è a terra indifeso. E il sistema che ha gestito questo paese negli ultimi 60 anni è a terra indifeso, è cadaverico. E quindi basta, caro Beppe, basta descrivere questo cadavere. Lascialo in pace, lascialo decomporci in pace. Silvano Agosti, e vai avanti, grazie, col Silvano. Movimento. Grazie. Leggete lettere dalla Kirghizia e poi dopo traete le vostre conclusioni. Io li invito, perché per poter bisogna conoscere per deliberare, no? Informarsi, conoscere. Tanto i miei libri non li trovate nelle librerie, quindi non c'è problema. Te l'ho preso io. Com'è? Il tuo DVD. Come? Su internet, sì. Su internet. Ma in internet è il nuovo volto del mondo. È proprio l'alba di un mondo di libertà. Guardate che la libertà è un territorio dove cresce un'erba fantastica che si chiama creatività, e ognuno di voi ha una creatività unica, irrepetibile, nessuno mai è nato prima di voi come voi. Dovete cercare la libertà. Non offendetevi se vi dico di dire ai vostri mariti: caro, stanotte dormo in un altro posto dalla mia amica. Capito? Non offendetevi. Guardate, vi lascio, purtroppo dai palchi è sempre sconsigliato avvicinarsi alla poesia. Inoltre c'era un grande scrittore, si chiamava Bertolt Brecht, che diceva: in tempo di guerra anche la poesia è un crimine. Ma io, nonostante che si è in guerra, guardate che normalmente il potere avrebbe fatto una grande guerra, avrebbe mandato al fronte tutti quelli dai 18 ai 25 anni e fa pulizia etnica, capito? Comunque, vi dico questi due versi che io dico sempre per quelli che dicono di essere in amore, perché secondo me l'innamoramento è un sottogruppo della meningite, mentre essere in amore è una cosa meravigliosa. Per quelli che sono in amore, io ho scritto questi due versi. Nulla unisce più profondamente il sole alla terra della distanza che li separa. Grazie Silvano, tieni questo DVD. Grazie mille.